Quindi in questo caso dobbiamo considerare per Novara l'importanza della dominazione spagnola e questo ovviamente ha ripercussioni anche nel mondo del costume. Non a caso, se osservano sempre le testimonianze artistiche, possiamo osservare come la donna deve essere vestita, non è più scoperta come precedentemente. E questo si vede soprattutto nel collo, quindi abbiamo colletti che coprono la pelle della donna, le maniche sono più lunghe, questo si riscontra sia nella pittura, diciamo, di soggetto sacro, sia nelle pitture di soggetto profano. Qui in particolare osserviamo addirittura questi disegni che provengono è un'xilografia incisa proprio su disegni di Cesare Vecellio, che era nipote di Tiziano, del famoso Tiziano, tre soggetti femminili che indossano questi abiti, la donna centrale è del tardo 400, a lato due donne sempre diciamo successive e qui infatti osserviamo questi abiti molto coprenti e anche molto pesanti, anche i tessuti erano molto pesanti. Invece, non a caso verso la fine del secolo, compare la tipica gorgiera, che lì abbiamo due riproduzioni, sempre legato ovviamente a dominazione spagnola, quindi il cattolicesimo, la religione impone No, proprio. non per estetica, per bellezza, ma per coprire. Sì, per coprire, non avevano una particolare funzione, proprio la necessità di coprire il corpo e quindi anche il collo.